Io non riprendo una serie di temi che poi saranno, che già ha affrontato Felice, che poi saranno riprese anche dal dottor Condemi riguardo al progetto e alla sua esecuzione. Quello che però mi preme ricordare è che noi siamo vincitori di un bando ministeriale, quindi in qualche maniera noi abbiamo un bollino blu, c'è stata una competizione per creare questi centri di competenza tecnologica, noi abbiamo presentato una proposta all'interno di una cornice che era stata disegnata dal MUR e quindi obbedendo a questa cornice e siamo risultati vincitori di questo bando. Questo bando è costruito su, e questo è un aspetto molto positivo, è costruito su un sistema a rete, c'è un nodo principale che è Regione Basilicata, ci sono cinque nodi secondari, ognuno nelle altre regioni è l'obiettivo 1. Da questo punto di vista è molto importante, diciamo, dare atto alla Regione Sardegna di essersi mossa in una maniera estremamente saggia, presentandosi già con una struttura consortile che quindi raggruppa già il sistema degli interessi. Uno dei problemi che noi abbiamo avuto, lo ricordava Felice, è che nell'ambito del bando ministeriale c'era una tendenza molto forte a non porre vincoli rispetto al sistema delle partecipazioni, quindi abbiamo avuto all'inizio, e di fatto è un problema che dovremo ancora, diciamo, affrontare meglio nel futuro, un sistema, diciamo, la cui governance non era semplice perché era costituita da molti soggetti estremamente parcellizzati. Ciò non toglie che la struttura a rete sia un fatto molto positivo, perché la struttura a rete permette di, se gestita, diciamo, in modo opportuno e in modo snello, di mettere a sistema competenze e infrastrutture esistenti in tutte quante le reti, in tutte quante le regioni meridionali. Diciamo, il networking è in qualche maniera una delle linee che sono portate avanti in ambito dell'Unione Europea, io trovo che sia una scelta saggia. Poi ovviamente tutto questo deve essere fatto in un modo organizzativamente e tecnicamente valido, in modo tale da non appesantire i processi decisionali, da non appesantire il modello organizzativo. La struttura, diciamo, del partenariato del Centro di Competenza Impresa Ambiente è una struttura forte perché c'è dentro sia grandi imprese sia piccole imprese, quindi in qualche maniera poi il dottor Condemi darà una serie di dati più specifici su questi aspetti, però diciamo, noi abbiamo circa il 34% che è delle imprese. E questo è un fatto importante perché ovviamente il centro di competenza nasce proprio per favorire un sistema di relazioni tra ricerca e sistema imprenditoriale e proiettarlo anche rispetto a una serie di funzioni che sono essenzialmente il trasferimento tecnologico. All'interno di questo ragionamento, quindi in cui c'è una presenza di impresa, noi abbiamo poi sostanzialmente il grosso del sistema scientifico meridionale, CNR universitario, che a sua volta è tramite verso il sistema scientifico nazionale, perché abbiamo il CNR che è un ente di ricerca nazionale, quindi in qualche modo la presenza degli istituti meridionali è il tramite verso la rete complessiva del CNR, un discorso analogo vale per la presenza di un certo numero di consorsi interuniversitari, abbiamo centri di competenza regionali e abbiamo anche consorzi che stanno gestendo politiche di distretto tecnologico come Etern, che è un soggetto a tripla elica che sta sviluppando il distretto tecnologico della Regione Basilicata. Quindi la rete di competenze di soggetti che è presente è una rete molto forte, ovviamente va armonizzata, però è un elemento di forza del centro di competenza. Quali sono, diciamo, gli obiettivi e la missione del centro di competenza? Ovviamente, diciamo, è il trasferimento tecnologico come da bando. Questo però, diciamo, tradotto in azioni da compiere, riguarda molti aspetti, perché riguarda, diciamo, da un lato l'aspetto più ovvio che è quello del trasferimento tecnologico nel cambio dei rischi verso le imprese. Poi cercheremo di capire meglio cosa significa trasferimento tecnologico nel campo dei rischi. Ma riguarda tutta una serie di azioni collegate a questo. Uno è l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese. Un altro aspetto che non va, due altri aspetti che non vanno sottovalutati, che secondo me hanno una valenza strategica per il CCT, sono il supporto tecnico alla pubblica amministrazione e i programmi di cooperazione. Perché dico questi due aspetti sono aspetti cruciali? Perché di fatto noi individuiamo la pubblica amministrazione come uno dei grandi soggetti che hanno bisogno di trasferimento di innovazione. Il numero di attività che passano
attraverso la pubblica amministrazione, che quindi in qualche maniera vedono la pubblica amministrazione come grande soggetto della domanda, sono elevatissime. Di fatto la pubblica amministrazione oggi non è in grado di utilizzare al meglio, se non in casi eccezionali, Dipartimento di Protezione Civile, AGEA, però casi che si contano sulla punta delle dita, non è in grado di utilizzare al meglio le opportunità tecnologiche che vengono oggi offerte. Quindi c'è un problema grande che va al di là del ragionamento del nostro CCT, ma che in ogni caso vede direttamente coinvolto impresa ambiente, che è quello di essere in grado di fare trasferimento tecnologico verso la pubblica amministrazione, facendo in modo che la domanda cresca di qualità. Uno dei grandi problemi delle politiche della ricerca e dell'innovazione nel nostro paese, che hanno lavorato sistematicamente sull'offerta, mentre diventa estremamente importante lavorare anche sulla domanda. Se non c'è una domanda di qualità, l'offerta tende a andarsi a collocare altrove. Non è raro che il sistema scientifico italiano sia chiamato a partecipare a progetti di altre nazioni. Pensate a una serie di casi all'interno dei programmi del sesto e del settimo programma quadro, in cui le competenze nazionali fanno crescere i sistemi produttivi di altri paesi europei. Allora, uno dei grandi obiettivi è quello di far crescere la qualità della pubblica amministrazione. Un altro aspetto estremamente importante, in cui avere il bollino blu di aver vinto un bando ministeriale è un aspetto non trascurabile, sono tutti i programmi di cooperazione e assistenza tecnica dei nuovi Stati membri, o anche dei Balcani, o anche dei paesi dell'area del Mediterraneo, che hanno molto spesso problemi e questioni simili alle nostre, e in cui un soggetto come Impresa Ambiente può essere un utile soggetto per sostenere e migliorare la qualità delle infrastrutture di questi paesi. E facendo questo, di fatto apre anche la strada a una presenza industriale delle nostre imprese in quei territori. C'è un aspetto che vorrei sottolineare, spero di non rubarvi troppo tempo, però mi sembra estremamente importante. Quando noi parliamo di rischi e ambiente, siamo abituati a pensare ai servizi applicativi che riguardano il rischio sismico, il rischio climatico, la qualità dell'aria, il cambiamento climatico, il rischio da incendi, tutti i vari rischi antropici, quindi le discariche, le emissioni tossiche. L'altro aspetto a cui dobbiamo pensare è che erogare servizi in questi ambiti, che sono ambiti che hanno tra l'altro requirement molto, delle volte molto spinti, perché quando parliamo di requirement di protezione civile stiamo parlando di requirement che hanno a che fare con il tempo reale, che hanno a che fare con problemi di trust per gli reliability delle reti, che hanno a che fare con la gestione di grandi flussi di dati, hanno a che fare con l'integrazione di misure dal suolo, con misure da satellite, con misure da aereo, con dati da archivio, e quindi tutto il grande capitolo delle tecnologie, delle ICT. Ecco, tutto questo si trasferisce nel fatto che avere in mano queste metodologie e fare trasferimento su questi temi significa anche essere in grado di fare trasferimento su un numero di temi molto più ampio, che è quello che è legato alle tecnologie abilitanti che sono state sviluppate per rispondere al problema dei rischi. E quindi tutto il grande capitolo dell'Earth Observation, osservazione dallo spazio, su cui c'è un'enorme attenzione dell'Unione Europea, ma ci sono anche grandi programmi nazionali, tutto il problema delle tecnologie d'aereo, tutte le tecnologie non invasive dal suolo che riguardano sia il profiling dell'atmosfera, ma riguardano anche la caratterizzazione degli strati superficiali, quindi il grande capitolo delle tecnologie geofisiche non invasive, che servono dai rischi naturali all'archeologia, tutti i problemi della sicurezza nelle reti delle comunicazioni, tutto l'enorme capitolo dell'interoperabilità dei dati, che sono parti integranti del ragionamento che facciamo sui rischi, ma che poi hanno una loro autonomia specifica che risponde a un ragionamento della pubblica amministrazione. Pensate alla direttiva Inspire. Quindi ci troviamo di fronte a un settore molto variegato, in cui gli spazi di trasferimento tecnologico e gli spazi di sia rivolto, diciamo, al sistema delle imprese, sia rivolto al sistema della pubblica amministrazione, sia rivolto agli aspetti appunto di cooperazione in ambito allargato, sono estremamente ampi. E credo che questo siano dei punti
che dobbiamo tenere presente nella nostra azione, perché questo è uno dei punti di forza. Infatti non a caso quando noi ragioniamo di business plan individuiamo tre aree strategiche di affari, di cui una è quella che riguarda le imprese private, una seconda riguarda la pubblica amministrazione e le strutture connesse con la pubblica amministrazione e una terza che riguarda i mercati internazionali. E sin dall'inizio, consci ovviamente che dobbiamo fare molto per valorizzare questa esperienza nelle nostre regioni e poi nel sistema delle regioni di obiettivo 1, però noi diciamo sin dall'inizio pensiamo a un ragionamento che vada al di là delle regioni di obiettivo 1, punti al sistema nazionale, punti al sistema sovranazionale. Quali sono i punti di forza? Allora, i punti di forza sono ovviamente, diciamo, da un lato il contesto europeo. Nel contesto europeo c'è un'enorme attenzione al problema del trasferimento tecnologico, c'è una grande attenzione a favorire un networking. Se prendete tutto il grande capitolo di Capacities, sono sottolineati tutti quanti gli aspetti connessi con le PMI, col trasferimento tecnologico, col ruolo delle regioni, regions of knowledge, quindi c'è una grossa attenzione da parte dell'ambito europeo. C'è all'interno di questo discorso riguarda l'innovazione, riguarda anche tutte le problematiche dei rischi ambientali. Tra l'altro uno dei grandi programmi europei, Global Monitoring of Environment and Security, è proprio un programma che si struttura all'interno di un ragionamento che consolida una filiera end user, imprese, ricerche per erogare servizi nel settore dell'ambiente e dei rischi di migliore qualità a costi più bassi. Questa attenzione è anche rivolta al fatto che questi temi poi aprono all'Europa una capacità di avere un livello, di migliorare la capacità di intervento dell'Europa a scale sovraeuropee, e in questo contesto europeo ha detto che molti dei partner che partecipano all'impresa ambiente sono fortemente inseriti, partecipano a queste iniziative europee, partecipano a tutto l'altro grande capitolo dei distretti, dei cluster of cluster, e che l'Italia nell'ambito dei rischi ambientali ha un ruolo riconosciuto in ambito europeo, riconosciuto soprattutto per il fatto che la protezione civile italiana è una protezione civile che funziona molto bene, che è costruita secondo un modello che l'Europa man mano sta riconoscendo come un modello molto, molto utile, sia dal punto di vista dei compiti, agire sull'intero ciclo dei rischi, quindi dal problema del monitoraggio alla prevenzione, alla protezione, alla mitigazione, alla gestione dell'emergenza, alla restoration dopo la fase dell'emergenza, sia da un punto di vista anche di modello organizzativo, perché è un modello organizzativo che si basa a sua volta su un networking di sistemi regionali, la rete dei centri funzionali, coordinata a livello centrale, su un networking del sistema dei data provider e delle strutture scientifiche, la rete dei centri di competenza della protezione civile. Ovviamente c'è un ulteriore elemento di forza, che però per certi versi è anche un elemento di debolezza, che questo intervento coinvolge tutte le regioni dell'obiettivo 1. Dicevo, un elemento di forza ma anche un elemento di debolezza, perché di fatto uno dei problemi, e questo su questo ovviamente dobbiamo essere consci di queste difficoltà anche per lavorare a rimuoverle, che c'è un enorme, in questo momento c'è all'interno del PON una scarsa attenzione alle problematiche connesse con i centri di competenza, mentre sarebbe estremamente importante non creare percorsi privilegiati, perché i percorsi privilegiati generano inefficienza, ma creare occasioni di bandi per realtà come quelle dei CCT, quindi permettere a questi sistemi di candidarsi. C'è però un altro aspetto, è che paradossalmente il fatto di essere una iniziativa interregionale tende a diventare un elemento di debolezza, perché quando si aprono poi i tavoli per gli accordi quadro di programma molto spesso si ha più attenzione per le realtà che sono prettamente locali rispetto a realtà che sono interregionali. Su questo ovviamente va fatto uno sforzo nei confronti del Ministero, va fatto uno sforzo nei confronti delle regioni, perché va costruito un sistema di opportunità per consentire in realtà come impresa ambiente di partecipare e quindi di essere in grado di poter esplicitare le potenzialità che c'ha e i risultati che ha già raggiunto. Quali sono quindi allora le
i livelli di azione di impresa ambiente, diciamo, riassumendo quello, le cose che dicevamo prima, ovviamente c'è un livello di azione verso le imprese che riguarda, diciamo, il trasferimento dell'innovazione alle imprese o anche un'azione di brokeraggio tra imprese che non partecipano a impresa ambiente verso e che esprimono esigenze di innovazione. C'è tutto il grande capitolo della certificazione ambientale, ovviamente c'è un grande capitolo di formazione e informazione, però parimenti importanti sono gli altri due livelli: il livello verso la domanda, che significa pubblica amministrazione, grandi utilities, utenti finali, e quindi, diciamo, da questo punto di vista c'è un livello di formazione da fare anche rispetto a alcune grandi imprese private. Diciamo, le tematiche che affronta l'impresa ambiente sono di estrema utilità per una serie di soggetti come può essere la società Autostrade o le Ferrovie dello Stato, che molte volte non sono nemmeno loro coscienti fino in fondo delle opportunità tecnologiche che vengono offerte dalle tecnologie abilitanti che dicevamo prima. E da questo punto di vista uno degli obiettivi che noi ci poniamo è quello di realizzare prototipi, quelli che si chiamano i beta, quindi qualcosa di più di un dimostrativo, un prototipo con la pubblica amministrazione che superi tutte quante, diciamo, quindi che le criticità legate proprio da un'interazione reale, perché questo, ovviamente, aver realizzato prototipi di questo tipo rafforza la capacità delle imprese poi di andarsi a proporre sui mercati nazionali e internazionali. Una cosa dire si può fare, una cosa dire l'ho fatto. Ovviamente, diciamo, come dicevo prima, c'è tutto il circuito internazionale, la cooperazione internazionale, in cui un aspetto importante è anche l'aspetto formativo, e quindi da questo punto di vista l'organizzazione di stage per persone che vengano a imparare determinate metodiche in Italia e che poi siano in qualche maniera anche un ponte tra l'Italia e i paesi di origine. Da questo punto di vista quello che noi abbiamo in più è proprio quella capacità di mettere a sistema tutto il più che si fa nelle regioni di obiettivo 1, ovviamente avendo come riferimento non le regioni di obiettivo 1, quindi il mercato è molto più mercato, ovviamente, è le regioni di obiettivo 1, ovviamente siamo tutti impegnati nel far crescere il mercato delle singole regioni, però dobbiamo avere sempre molto presente questo scenario aperto al di là delle realtà regionali. E qua ricordo, diciamo, una serie di opportunità che mi sembrano importanti. Io, diciamo, tra l'altro, il tipo di modalità di lavoro, diciamo, di operatività che ci siamo dati ha un sistema di gestione delle commesse che permette di valorizzare le imprese, consentendo loro di operare su mercati ampi, per cui chi attiva processi all'interno di impresa ambiente poi di fatto opera come capo commesse e quindi è in grado di utilizzare al meglio tutte quante le fasi di impresa ambiente all'interno, mantenendo la propria autonomia di soggetto imprenditoriale. Io vorrei ricordare due aspetti che mi sembrano importanti. Uno è tutto il ragionamento dei pre-commercial public procurement, perché questo consente alla pubblica amministrazione di attivare processi pre-commerciali per studiare soluzioni tecnologicamente avanzate che non sono ancora commercializzabili. Quindi è un terreno tipico su cui si può costruire un'interazione con i sistemi regionali a partire da una realtà come impresa ambiente, che ha la caratteristica di avere un grosso sistema di competenze al suo interno e di avere anche, diciamo, un bollino blu legato all'essere vincitore di un bando nazionale. L'altro grande capitolo su cui varrebbe la pena di lavorare e credo che sarà, diciamo, uno degli argomenti che dovremo approfondire insieme sono i poli innovazione tecnologica. I poli innovazione tecnologica sono delle strutture che di fatto ricalcano nel contenuto e nei temi quello che è l'impostazione, diciamo, dei centri di competenza tecnologica ministeriale, quindi il sostegno alle imprese, la formazione, l'informazione. Hanno rilevanza giuridica, sono normati all'Unione Europea, di fatto in Italia soltanto le regioni del Piemonte e del Trentino le hanno finora formalizzati. Probabilmente, diciamo, i poli innovazione tecnologica sono lo strumento più adatto per collegare realtà come quelle dei centri di competenza tecnologica con i sistemi regionali. Il mercato, e lo diceva prima il Prorettore, lo ripeteva Felice, è un mercato di fatto amplissimo. Io riporto soltanto i dati riguardanti, diciamo, quali sono le spese delle imprese
il trend delle spese delle imprese negli ultimi anni e quelli che sono, diciamo, le risorse che in ambito europeo e in ambito nazionale. Notate che tra l'altro nelle risorse in ambito europeo abbiamo riportato soltanto quello che riguarda ambiente e cambiamento climatico, mentre sicuramente c'è un altro grande capitolo dell'Unione Europea che è di fortissimo impatto su questo discorso, che è il tema space, quindi è anche il tema security. Parlare di rischi naturali significa parlare di un tema che è fortemente sovrapposto con le problematiche della security, che sono una delle problematiche crescenti in ambito europeo. Non vado su questo dettaglio, però dico, dobbiamo renderci conto che lavoriamo in un sistema che attiva grandi risorse, quindi diciamo le opportunità per questa realtà societaria sono molto ampie. Dobbiamo quindi diciamo coltivare tutti gli aspetti che dicevamo prima. Di fatto attualmente stiamo lavorando soprattutto su una serie di bandi già usciti o in scadenza. Vorrei ricordare l'importanza del programma EMPI, perché è un programma proprio che riguarda, diciamo, i sistemi di cooperazione. Il bando, diciamo, è in scadenza a settembre 2009, è uscito da pochi giorni, quindi mi sembra, diciamo, un'ottima opportunità su cui lavorare, ovviamente sapendo che dobbiamo lavorare su tutti i tasti, quindi esattamente come lavoriamo su tutto quello che è il grande capitolo, diciamo, questa è la, se volete, la terza area strategica di affari, quello che riguarda i progetti internazionali. Dobbiamo lavorare per far sì che e da questo punto di vista perciò dico strutture come i poli innovazione tecnologica sono importanti per far crescere i sistemi locali, per far crescere i sistemi della pubblica amministrazione. Io sono convinto che su questo si gioca un pezzo significativo della partita italiana. D'altra parte, o noi abbiamo la forza di far uscire ricerca e innovazione da un ragionamento tutto chiuso nei finanziamenti del MIUR, lo facciamo diventare un ragionamento ordinario dello Stato, in cui la domanda ordinaria chiede ricerca e innovazione, oppure obiettivi come quelli di Lisbona sono obiettivi sostanzialmente irraggiungibili. Voglio ricordare, diciamo, perché parte di questa strumentazione ha già operato, diciamo, operato nel senso che ha avuto il collaudo sul campo durante il terremoto dell'Aquila. Questo appunto è un mezzo mobile che è stato collaudato e un mezzo mobile che permette quindi, diciamo, di fare misure in sito e di avere anche ricevere dati da satellite o da aereo in completa autonomia e di processarli in completa autonomia, quindi diciamo è un sistema autosufficiente che è estremamente utile ovviamente quando ci sono emergenze, perché molte volte, diciamo, durante le emergenze collassano anche le grandi infrastrutture tecnologiche, energia elettrica e così via. I prossimi appuntamenti, diciamo, sono appuntamenti che vanno a chiusura del progetto, poi appunto si apre, noi fino a che non chiudevamo il progetto non potevamo accedere a altre risorse, se no perdevamo le risorse di start-up. Sono in corso i convegni regionali, sono in corso gli incontri dei soci, perché una cosa che stiamo approfondendo in fase di conclusione di progetto è anche proprio la strutturazione di un portafoglio prodotti. Il 23-24 giugno faremo il convegno conclusivo, incontrando anche, diciamo, quindi le istituzioni non solo locali ma anche nazionali. Ovviamente questi sono, diciamo, gli appuntamenti a breve. Gli appuntamenti a lunghi sono connessi con questo piano di lavoro che vi descrivevo prima, che è impegnativo, ma credo che abbia molte caratteristiche per poter essere anche di successo. Vi ringrazio.